Le mie offre sono sempre proprio di verso le mie offre che ho cercato di indovinare, devo portare. Ma già avevo idea di questo, perché sarebbe stato lo spazio. No, non avevo idea di come era lo spazio. Cioè, abbiamo un po' parlato su Skype, perché questo è anche un lavoro, cioè, che ha 3 anni, non è niente, non c'è una cosa che ho fatto, però cerco di abbinare un po' il lavoro di Silvia, quello che è indietro, cioè il concetto che sono indietro del suo lavoro. Abbiamo deciso di prendere questo, che in realtà sono 2 pezzi piccoli di 2 installazioni più grandi, no? Questo qua, cioè, saremmo tutti montati, erano 4 metri per 3, sono 70 pezzi. E questo qua anche, questo era il più piccolo dei mazzi, dei libri, sarebbero 7. Qua ho montato così un po' questo, l'ho già installato 2 volte in 2 posti diversi, questo è il terzo e va sempre disposto diversamente, perché così, perché non è che si installa nel posto e ti accompagna il posto. Quindi questo siete pensati per quale posto? Per Lisbona, cioè questo Porto, questo l'ho fatto per Porto, per un posto dove mi hanno chiesto, questo tour letterario dove mi avevano presentato le cose prima di andare alla Mona Biennale. E dopo quando ho fatto questa mostra lì a Lisbona, come avevo una seconda stanza che non avevo, cioè che non ci avevo pensato chi fosse occuparla io, dopo ho rimontato questo qua. Allora, è un lavoro abbastanza didattico, diciamo, è una cosa, sai, tipo, ho capito in italiano, mi hanno detto che si dice promemoria, cioè erano proprio dei post-it, delle cose che io volevo ricordarmi, e sono tutte delle frasi che ho tolto, adesso purtroppo non ci sono, c'era la spiegazione, perché a me piace, a me non piace andare a una mostra che non capisco niente e che non c'è nessuno da spiegarmi e che ci sono delle cose scritte che si capisce ancora di meno. Può avere un suo valore estetico, però a me mi piace aggiungere delle idee di chi le ha fatte, magari perché sono artista, mi piace anche capire. E questo, ogni frase è ritirata da un... Io quando leggo ho dei libricini in bianco dove scrivo, no? Dove la pagina, il nome dell'autore e il nome del libro. E queste sono semplicemente delle frasi che tolgo perché mi interessa, perché cerco di integrarle. C'è un legge bellissimo, cioè stiamo seguendo dei concerti, però poi nella vita, cioè la vita va troppo in fretta, questa idea di sperare, fermarci un po' e centrarci un po' quello che... Sono tutte delle idee che metto in pratica piano piano e che mi interessano. Sono frasi tratte da libri, o frasi no, tratte da libri, sono... Guarda, tra monaci buddisti, scienziati, psicologi, un po' di tutto. Cioè, io mi interessano questa intersezione tra il modo come la filosofia buddista vede la realtà e il modo come la scienza vede la realtà. Ci sono un sacco di punti in comune e è molto interessante. Perché c'è un gruppo di, cioè, si è formato un gruppo di scienziati che sta studiando anche a livello neurologico, come il cervello si comporta con l'effetto della meditazione, l'effetto della disciplina della mente sulla vita, sul cervello. Cioè, mi interessano quelle cose. Sì, addirittura mi pare che hanno fatto degli esperimenti, tipo le TAC, chiedere di meditare. Sì, sì. E capire ci sono un sacco di studi molto interessanti. Difficilissimo da mettersi a meditare dentro una DAC, non so come si riesce. Ma non è difficile, perché insomma, basta stare fermo, non è che non puoi fare tanto, cioè chiuso lì dentro. Cioè, appunto, che altro sì, può essere chiuso di altro. Già che pensano che stanno lì a vedere cosa tu pensi. Però poi meditare è solo stare tranquillo, non è che sì, noi non siamo abituati a stare tranquilli, no? Il cervello, anche se siamo fermi, cioè stiamo sempre a pensare. Cioè meditare è solo quello, cioè non è non pensare, perché quello è impossibile, cioè se ti dici adesso non penso, cioè ovviamente pensando, se dici non penso sto pensando. Sì. L'idea è stare e creare questa distanza. I vederti, chi pensi, no? È come si, i rendersi conti che
qual è l'importante di rendersi conto che i pensieri, che tu non sei il tuo pensiero, il pensiero è una cosa che accade perché c'hai un cervello che è fatto apposta per pensare, per quello non è che è una cosa che tu, cioè non è che non controlli, però il non controllo, il controllo è l'ostacolo a pensare, questo non sono io, per quello anche se la mia testa pensa così, cioè non è che io devo fare così. Cioè, perché se facevamo tutto quello che pensiamo, certo, cioè, certo. Sì. Cioè, l'esercizio è questo, di creare questa distanza tra io sono una cosa al di là del mio pensiero, delle mie emozioni, anche se questo accade nel mio corpo fisico, nella mia struttura. E questo è l'esercizio che propongo, e per quello dico è una cosa didattica, perché cioè, penso che se fossero più persone un po' a entrare in questa cosa qua, magari non eravamo tanto, cioè eravamo un po' più rilassati, flessibili nella vita. Intanto brava perché italiano, complimenti, che parli benissimo. Bellissimo. Beh, questo lavoro qua è un po' nello stesso spirito, però qua c'era più la riflessione sull'effetto del linguaggio, cioè noi non ci rendiamo conto che il linguaggio e il modo come comunichiamo e come abbiamo stabilito la nostra forma di comunicare con delle parole che hanno dei simboli, che ha proprio definito il nostro modo di rapportarci con quello che ci cerca, con come ci rapportiamo con le persone. E sempre un po' questa idea di comunque quello che noi siamo è un po' al di là della parola e del modo di pensare, che il modo di pensare ovviamente deve analizzare, no? Deve, cioè, questo vuol dire questo, è un modo analitico, e c'è altri modi di apprendere, si dice apprendere, di integrare la realtà, che non c'entra con l'analisi e con il giudizio, che c'entra semplicemente di essere lì e cogliere le cose. Adesso passo la parola alla mia. Sì, dai. Innanzitutto benvenuti. Grazie. Lo spazio dove lavoro e dove accolgo anche le persone è un posto, appunto, diciamo multifunzionale, nel senso che come avete visto il suo nome è Boumansha Art and Meditation Centre, cioè è un luogo dove appunto posso fare delle esposizioni mie o ospitare altri artisti. Però è anche un luogo dove facciamo altre cose, appunto, per cui meditazione, un po' cose di arte terapia, incontro tra arte e spiritualità, per cui insomma c'è un po' tutto questo. E faccio la fotografa, ormai lavoro da tanti anni sull'autoritratto, la fotografa principalmente, ma poi uso la fotografia come strumento sia di ricerca su me stessa, ma anche di contatto col mondo. E quello che appunto mi è piaciuto molto anche nel lavoro di Salomè, che poi ci ha fatto secondo me unire in questa mostra comune, che ha un suo senso e una sua così compattezza, è questa continua ricerca, no? Questa continua ricerca su chi siamo, sulla nostra identità, sul fatto che cambiamo continuamente, per cui che non sia banale, no? Il fatto che ci guardiamo, ci osserviamo, non sappiamo chi siamo, entrare sempre più dentro, cercare di in qualche modo rompere un po' i nostri meccanismi comuni, no? Che sono come delle cose che ci portano avanti senza però sapere esattamente qual è la verità, no? Per cui appunto we need the truth, abbiamo bisogno della verità, per me è una. No, per cui tantissime di queste frasi, delle parole che lei ha messo, observe, identification, silence, tutte queste parole che appunto, che mi, no, che, chi sono, I am, no, queste frasi che comunque in qualche modo sono molto interiori dentro di me e che mi domando mentre faccio la fotografia, che sicuramente mi permette anche facendo l'autoritratto, mi permette da una parte di essere da una parte della macchina fotografica, per cui di essere quello che viene osservato, ma nello stesso momento essere dall'altra parte, per cui quello che osserva, no? Per cui questo gioco di
delle due possibilità è molto interessante, sia mentre faccio la fotografia e sia mentre guardo la fotografia, no? Cioè questo doppio, e che in qualche modo è anche l'essere presente e l'essere assente nello stesso modo, per cui insomma qualche cosa che mi proprio anche nel metodo di lavoro mi aiuta tantissimo a riportare questi due momenti. E sono due lavori di due periodi diversi, questo è uno degli ultimi lavori che ho fatto proprio per l'inaugurazione di questo spazio, che ormai ho da qualche anno, ma un anno che è aperto al pubblico, in cui volevo appunto mettere insieme l'arte e la meditazione, cioè questo grande lavoro di pazienza, di attenzione, di presenza, per cui ho ingrandito delle parti del mio viso e poi le ho lavorate con la sabbia colorata, per cui insomma è stato un lavoro un po' di questo c'è un po' tecnica, si può dire come l'avete fatto? Da una parte semplicissimo, dall'altra parte sono un lavoro di appunto di attenzione, perché appunto, è sabbia colorata, sì, per cui ma fatta con delle pinze, cioè proprio oppure sì, stampate? Cioè no, cioè io ho la trama sotto e poi appunto un lavoro un po' come un mandala, per esempio. Da quello che avevi detto era chiarissimo. L'idea è quella, il cambiamento è appunto forse perché non sono ancora così, diciamo, libera dal fatto di, sono ancora attaccata all'immagine o all'oggetto, no? Per poi espandere la sabbia nel mondo, per cui c'è la colla, come però poi in ogni caso sai, boh, chissà cosa succede delle opere, non lo sappiamo, per cui penso poi in ogni caso c'è la dispersione, però sicuramente l'immagine mi permette ancora di fare questo confronto, no? Con qualche cosa all'esterno di me, però è stato un lavoro molto importante comunque proprio per questo processo di, no, di meditazione durante il lavoro, di costanza, e l'ho chiamato giusta distanza perché è proprio un lavoro di quanto siamo vicini o lontano, di quanto ci identifichiamo con quello che pensiamo, sentiamo, facciamo, mentre invece di quanto è importante, no? Prendere la distanza, essere un po' più lontani e vedersi un po' dall'esteriore, da fuori, e vedere come se fosse quasi un'altra persona. Oppure proprio il fatto che in ogni caso, no, quando sono così vicina e quando lavoro praticamente non vedo assolutamente il disegno generale, no? Per cui è qualcosa che è confuso ancora comunque, però devo essere concentrata lì, non posso guardare il tutto nello stesso momento, per cui e quanto invece ci si allontana e quanto più invece si vede tutta l'immagine, per cui questo diciamo che concettualmente è una cosa che mi interessa anche molto, ecco, per cui questa occasione appunto di fare la mostra con Salome è stato bello, importante, sia il fatto di appunto aprire a voi e a tutte le persone che sono venute in questi giorni gli studi, e sia il fatto appunto che in qualche modo si è creato un rapporto bello, vero, importante, in poco tempo, e in cui si capisce che però l'essenza è una, no? L'essenza è presente. E questo tuo lavoro qua invece, questa fotografia è anche tua, giusto? Sì, questa fotografia è anche mia, è di un altro periodo, era un periodo in cui stavo facendo un lavoro di danza e fotografia, perché appunto spesso mi piace lavorare con altri artisti, ci sono anche qui presenti, adesso non c'è più, ma una compositrice con cui ho fatto un lavoro, ecco la Paola, e anche Rita, che abbiamo visto, con cui ho fatto un lavoro sia di video che di musica insieme, per cui insomma mi piace sempre lavorare anche con altri artisti e combinare insieme le cose, e questo qui è stato un lavoro che ho fatto invece in un periodo in cui stavo facendo un lavoro di danza insieme con una danzatrice. Quindi qui è un autoritratto. È un autoritratto. Ah, sempre tu sì, stai? Sì, sì, ah, fantastico. È appoggiato, io sono per terra un po' come vedevo prima appunto, questa luce qui, sì. Lavoro sempre con luce naturale, e per cui c'era questa luce che arrivava sul pavimento, e per cui sono per terra, e la macchina fotografica in questo caso qui tante volte lavoro con il treppiede, in questo caso qua invece è appoggiato per terra, certo. Sì. Comunque se siete in Torino siete benvenuti a tornare quando volete, se volete lasciarci prendere appunto anche i riferimenti di Salome sono lì, se volete prendere il biglietto da visita.